Lignano, con i suoi 1900 abitanti, rientra nell'Unione dei Comuni di Terra d'Oriente e si colloca nel contesto del territorio salentino a pochi chilometri da Otranto, sul versante centro-levantino della provincia di Lecce. Giustamente definito come il giardino megalitico d'Italia, il comune di Giurdignano custodisce un imponente patrimonio storico-monumentale. Esso è riconducibile all'età dei metalli ed è individuabile nella copiosa presenza di dolmen e menhir che impreziosiscono il contesto paesaggistico rupestre. Il territorio conserva con cura le antiche vestigia della civiltà agricolo-pastorale del Salento e della campagna a offrire le testimonianze della fiorente industria agricola. Essa è tuttora rigogliosa nei curatissimi uliveti e nelle tradizionali architetture rurali, come le paiare e i muretti a secco, che decorano e scandiscono il paesaggio circostante all'abitato. La profumata brezza del vicino canale d'Otranto batte le verdeggianti campagne, nelle quali l'olivo cresce florido e si dirama in vasti boschi che si estendono per tutto il territorio circostante. Per secoli la produzione olivicola ha sostenuto l'economia giurdignanese e ancora oggi l'olio spremuto dalle olive di questa terra primeggia nel settore agroalimentare salentino, in particolare per la sua genuinità e squisitezza. L'abbondanza della campagna e dei suoi frutti riemerge nella tradizione culinaria giurdignanese, che con passione e ricercatezza rivive nelle attività di ristorazione che animano l'antico borgo. La cucina tipica si rende protagonista nelle celebri tavole di San Giuseppe, antica usanza del territorio druntino. Infatti, ogni 19 marzo, in occasione della festa del Santo, la comunità giurdignanese usa imbandire delle tavole ricche di pietanze locali, gustose e genuine, delle quali ne usufruisce l'intera collettività. Anticamente le tavole di San Giuseppe rappresentavano un momento di condivisione cristiana, nel segno dell'accoglienza conviviale e della carità verso i più bisognosi. L'antropizzazione del territorio risale a tempi antichissimi, sebbene le prime fonti archivistiche riguardanti Giurdignano si attestano nel corso del dominio normanno-svevo, quando il feudo venne concesso da Tancredi d'Altavilla a Niccolò de Noa. La storia della comunità giurdignanese riemerge passeggiando tra le piccole strade del borgo antico. Qui si riscopre il fascino dell'autenticità salentina ed è facile rimanere incantati dai colori caldi degli edifici che si stagliano ridenti sull'azzurro del cielo. Il burrascoso passato della frontiera salentina nel contesto degli attacchi e delle incursioni turco-ottomane riaffiora in diversi impianti edilizi che si ergono nel centro storico. È il caso di Palazzo Vilei, edificio dalla fisionomia turrita, risalente al 500 e caratterizzato dal possente portale bugnato. A Giurdignano la storia si mostra ai visitatori in splendidi ricami storico-artistici che mettono in mostra l'importante passato intriso dalla cultura italo-greca e dalla tradizione religiosa ancora oggi presente nella vita comunitaria. Visitare Giurdignano è come passeggiare nei giardini della memoria millenaria del Salento, accompagnati da una grande sensibilità per l'accoglienza turistica e la valorizzazione culturale.
Il cuore del centro storico di Giurdignano si raccoglie intorno alla chiesa parrocchiale e al palazzo baronale del paese. Un ventaglio di case e palazzi cittadini racchiudono Piazza Municipio, in cui spicca la guglia barocca di San Rocco, eretta nel centro del paese nel 1772 dalla comunità giurdignanese, che così ha voluto onorare il suo santo patrono. Le stradine del centro si diramano intorno alla piazza, luogo in cui confluiscono le arterie viarie principali del paese. La fisionomia dell'architettura urbana di Giurdignano è dominata dalla presenza di caseggiate a un solo piano, ma non mancano importanti esempi di palazzi, frutto del rinnovamento edilizio e della crescita economica del secolo XVIII. La piazza è caratterizzata dalla facciata della parrocchiale, chiesa edificata nel corso del Settecento. Le tre statue che sormontano il portale d'ingresso rappresentano Cristo insieme ai profeti Elia e Mosè, nel contesto della trasfigurazione di Gesù. Essi illustrano l'intitolazione della chiesa matrice giurdignanese. Le nicchie laterali accolgono invece le effigi dei due vescovi dottori della chiesa, Sant'Agostino e Sant'Ambrogio. L'interno dell'edificio si apre su un impianto a croce latina. Evidenti sono gli opulenti stucchi e i vividi pigmenti, che esaltano e impreziosiscono la struttura, cuore della devozione giurdignanese. Pochi minuti dal centro storico è possibile ammirare il caratteristico trappitello del Duca, frantoio ipogeo realizzato nel lontano 1518 e attivo sino agli anni 40 del Novecento. All'interno del frantoio sono presenti le attrezzature originali utilizzate in passato per la produzione dell'olio, prezioso prodotto dell'economia feudale salentina. Le nicchie che si diramano sulle pareti un tempo accoglievano le olive, scaricate dai manovali dalle aperture posizionate in alto. Nei caratteristici invasi lapidei, a seconda della provenienza, i frutti venivano conservati e suddivisi prima della spremitura. Visitando il frantoio, sembra di risentire i palpiti di quell'antica struttura. Gli ordini del Nachiro, le voci concitate dei trappitari, i nitriti degli animali e lo stridio della fatica dei torchi al lavoro. Palazzo baronale di Giurdignano rappresenta il retaggio del potere aristocratico della famiglia Alfarano Capece, signori del luogo dal Settecento sino all'eversione del sistema feudale. La sua mole si erge sul lato meridionale dell'antico abitato e l'accesso al suo interno è garantito da un caratteristico portale bugnato, sito in piazza Municipio, nel cuore del paese. La storia edilizia della struttura ha inizio nel XV secolo, quando sorgeva come primo nucleo una torre quattrocentesca, ancora distinguibile sul versante sud-est. A conclusione dei tragici episodi del 1480,
in conseguenza dell'aggressione turco-ottomana di Otranto e dei feudi salentini circostanti, l'edificio subì importanti modifiche strutturali, allo scopo di meglio adeguare i sistemi difensivi. Ma è nel 600 che avviene il mutamento da struttura militaresca a residenza nobiliare, come per gran parte degli edifici difensivi di Terra d'Otranto. A questo periodo risale la costruzione dell'ingresso monumentale, decorato da una deliziosa volta a botte lunettata. Con la famiglia Alfarano Capece, l'edificio verrà arricchito da importanti elementi gentilizi, come la galleria del palazzo, adornata da una serie di affreschi di recente rifinitura. Un altro simbolo dell'ingentilimento strutturale è la monumentale balconata, che decora parte del prospetto esterno. Rientrante tra i beni valorizzati dal SAC Porta d'Oriente, il palazzo è stato recentemente ristrutturato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e oggi si attesta come importante contenitore culturale della comunità giurdignanese. A Giurdignano sono ricche e variegate le testimonianze afferenti al mondo italo-greco-salentino, cultura che per secoli ha influenzato la tradizione artistica, linguistica e religiosa di Terra d'Otranto. Il retaggio del monachesimo orientale si fa evidente nel complesso abbaziale definito Le Cento Porte, collocato nella campagna levantina giurdignanese. I resti risalgono all'Alto Medioevo e sono riconducibili ad una fondazione monastica italo-greca, databile secondo alcuni storici al V-VI secolo. La struttura ha poi subito delle modifiche sostanziali nel corso del tempo, in particolar modo durante il dominio normanno. La chiesa, secondo la tradizione, era intitolata ai santi Cosma e Damiano, ipotesi suffragata dall'antica presenza di affreschi, riconducibili a due santi medici, così come attesta l'arcivescovo di Otranto nella sua visita pastorale del 1608. Un altro gioiello del patrimonio culturale giurdignanese è la cripta di San Salvatore, scavata nel banco tufaceo nella periferia a sud del centro storico. Si tratta di un edificio religioso bizantino che si articola nel sottosuolo in tre navate e tre absidi, suddivise dal caratteristico bema, riconducibili come tipologie architettoniche all'VIII secolo. All'interno si possono ammirare diversi lacerti d'affresco, pitture che un tempo arricchivano le pareti della chiesa. Mirabili sono le volte, scolpite nella pietra viva e ricche di antico fascino. A coniugare il mondo megalitico con la devozione religiosa giurdignanese è la cripta di San Paolo. Sorta nel banco di roccia che ospita l'omonimo menhir, l'apertura ipogea mostra un affresco di San Paolo, santo tutelare invocato contro i morsi di animali velenosi. Non a caso, l'immagine dell'apostolo è affiancata da un ragno, intento a tessere la sua ragnatela.
a testimonianza del rapporto che lega San Paolo con il tipico fenomeno del tarantismo. Il comune di Giurdignano è conosciuto nel mondo culturale e turistico pugliese come il giardino megalitico d'Italia. Non a caso il territorio giurdignanese ospita numerosi menhir e dolmen afferenti all'età dei metalli e distribuiti nell'abitato come nella campagna circostante. L'amministrazione comunale ha promosso diversi percorsi per la valorizzazione del patrimonio megalitico. Interessante è l'itinerario che prevede come tappa iniziale i due menhir gemelli siti in piazzetta Vico Nuovo. Il primo menhir è alto 2,5 metri ed è caratterizzato da un fusto ottagonale. L'altro raggiunge l'altezza di 2,40 metri ed è a pianta quadrangolare. Nei pressi del Trappitello del Duca è possibile continuare il cammino per ammirare il maestoso menhir Vicinanze 1, così chiamato per la preesistenza di un casale che sorgeva nel territorio. Il menhir supera i 3 metri di altezza e con molta probabilità nei secoli passati è stato cristianizzato e utilizzato come osanna. Nella stessa area si riscontra anche il menhir Vicinanze 2, caratterizzato dalla sua base rocciosa che lo eleva dal suolo a oltre 4,5 metri d'altezza. Proseguendo verso la campagna si incontra il Dolmen Quattro Macini o Dolmen Stabile, situato tra i confini di Giurdignano e Giugianello. Individuato da Pasquale Maggiulli nel 1893, il monumento supera il metro d'altezza, mentre segna 2,60 m di larghezza e 1,80 m di profondità. Tra luci e ombre è suggestivo percorrere l'itinerario megalitico anche dopo il tramonto, grazie all'illuminazione presente per buona parte del tragitto. Ricco è lo scenario megalitico che consente di evocare una civiltà misteriosa quanto ricca di fascino, eppure evoluta. Un popolo che possedeva speciali cognizioni tecnologiche e un'adeguata organizzazione sociale che ha permesso la realizzazione di opere imponenti giunte fino alla nostra era.